informarci di che cos'è la zona franca. Ci racconta bene l'italiano, purtroppo senti questa cosa in conca. Teresa Rabaccia. Buonasera a tutti. Allora, siamo qui per parlare di zona franca e io devo fare una piccola premessa. Quando si parla di zona franca è una questione giuridica, fiscale. Il fisco italiano lo conoscete? Lo conosciamo? Le finanziarie, qualcuno si è mai preso la briga di andare a leggersi le finanziarie? Le leggi finanziarie, che oggi si chiama legge di stabilità, io vi consiglio di andarvela a leggere, c'è da perderci la testa, anche per chi come me legge le leggi finanziarie, le ho lette, le ho anche studiate, degli ultimi 20 anni, me le sono dovuta leggere per via del lavoro che facevo e che continuo a fare anche se sono andata in pensione. Allora mi chiedo una cosa, se siamo davanti a due ipotesi giuridiche, due tesi giuridiche, una che viene in favore della Sardegna e dei sardi e una è contro, se io sono sardo per quale motivo devo preferirne una che è contro e non invece sostenere una tesi giuridica che è a vantaggio della Sardegna? Ecco, questa cosa io la metto come premessa perché è il discorso che mi trovo ad affrontare con andando in giro per la Sardegna con i politici che di volta in volta trovo nei tavoli nei quali io vado a parlare, ma vado a parlare per raccontare, perché se mi fanno delle osservazioni o si chiedono delle spiegazioni io sono pronta a darne se sono in grado di darne, se non sono capace lo dico. Però non è che non mi vada poi a cercare le cose che mi vengono chieste o che mi vengono le spiegazioni che mi vengono chieste o le affermazioni che mi si danno. Allora la materia, torno a dire, è una materia molto complessa, ci vogliono dei tecnici del diritto, cioè ci vogliono dei fiscalisti, non basta essere laureati in giurisprudenza per conoscere una materia fiscale, perché altrimenti non esisterebbero i commercialisti o gli avvocati tributaristi, cioè è una cosa, gli avvocati ci sono i penalisti, gli amministrativisti, i civilisti, ce ne sono di diverse categorie, ci sono anche gli avvocati tributaristi. Allora gli avvocati tributaristi sono quelli che insieme ai commercialisti conoscono bene la normativa fiscale, che io per via del lavoro che ho fatto tutta la vita, sono stata 40 anni dentro il Ministero delle Finanze, ai vertici del Ministero delle Finanze, ho dovuto fare come mio lavoro quello di leggere le leggi fiscali, di interpretarle e di applicarle. Quindi se parlo, parlo con cognizione di causa, non è parlo per sentito dire o perché qualcun altro mi ha raccontato una cosa, io l'ho capita e credo che quello mi abbia detto una cosa giusta. No, non è così, io mi sono studiata le cose, anche perché mi sono studiata il testo del diritto doganale, perché il problema delle zone franche, badate bene, oltre che essere un problema fiscale, come vi ho detto, si trova nel diritto doganale, che è uno, vedete cosa c'è scritto qua, diritto doganale, è un esame che si fa in giurisprudenza, solo in giurisprudenza, non lo si fa né in scienze politiche né tantomeno in economia e commercio, è uno dei 6 esami o 8 esami, adesso non lo so quanti siano, comunque quando io mi sono laureata in giurisprudenza dovevamo dare 6 esami complementari e naturalmente gli studenti vanno, questo esame lo scartavamo perché è un esame molto difficile, perché c'è tanta normativa, è abbastanza complessa, per cui l'esame di diritto doganale io non l'ho dato, però l'ho dovuto comunque studiare. L'ho studiato esattamente quando sono entrata all'intendenza di finanza di Cagliari e tra i compiti delle intendenze di finanza c'era anche quello di controllare il corretto andamento di tutti gli uffici finanziari. Noi intendenti di finanza provvedevamo anche a redigere le note di qualifiche degli impiegati, dei dirigenti, degli funzionari, di tutto il personale che in quel periodo aveva le note di qualifica e
naturalmente, per capire se l'impiegato, se il funzionario si comportava secondo bene o male, per dirlo in modo semplice, era un impiegato efficiente o meno, dovevamo conoscere ovviamente tutte le specificità degli uffici finanziari. Uffici finanziari che allora, ve li ricordo, imposte dirette, ufficio del registro, ufficio IVA, ve li ricordate gli uffici finanziari? Adesso sono le agenzie fiscali, adesso ci sono le agenzie fiscali, prima c'erano gli uffici finanziari, poi ci sono stati i dipartimenti e adesso ci sono le agenzie fiscali, l'agenzia fiscale delle dogane. Però guarda caso l'agenzia fiscale delle dogane è l'ufficio delle dogane, di un tempo veniva chiamato ufficio delle dogane, che aveva questa normativa molto complessa. Naturalmente la parte che riguarda le zone franche nessuno l'ha studiata. Perché? Perché zone franche in Sardegna non ce n'è mai stata. Quindi se noi andiamo a chiedere agli attuali dirigenti dell'agenzia delle dogane, non ne sanno niente, o lo sanno forse in questo periodo, si sono messi a studiare, però la materia la conoscono relativamente, conoscono il diritto doganale sicuramente, ma non conoscono tutta la normativa relativa alle zone franche. Sono pochi in Italia che conoscono questa normativa, perché di zone franche in Italia ce ne sono poche, cioè noi siamo in effetti la zona franca, la vera zona franca dell'Italia è la Sardegna, eppure da 64 anni l'Italia ha questo diritto ad avere la Sardegna come zona franca, eppure non ci ha permesso di esercitare questo nostro diritto, non ce l'ha concesso. Attualmente le zone franche dell'Italia sono Livigno e la Valle d'Aosta, tutti e due in montagna. Livigno sta a 2000 metri, la Valle d'Aosta è in montagna, mentre noi sappiamo che le zone franche, per essere efficienti, per essere d'aiuto al territorio dove insistono, devono avere soprattutto dei porti. Bene, noi dei porti in Italia abbiamo l'unico porto italiano, è Gioia Tauro, ma Gioia Tauro è diventato porto franco, non zona franca, porto franco è diventato nel 2003, quindi l'altro giorno, mentre noi questo diritto ce l'abbiamo dal 1948, diritto che avevamo addirittura prima che nascesse la Comunità Economica Europea, perché la Comunità Economica Europea è nata nel 1957 col Trattato di Roma, e nel Trattato di Roma c'è scritto proprio che l'Europa, la Comunità Economica Europea, adesso si chiama CE, Comunità Europea, hanno perduto la parola economica, UE adesso si chiama, la Comunità Economica Europea si impegnava a rispettare le zone franche già esistenti. Questo dice il Trattato di Roma, badate bene, lo dice l'articolo 234, l'Europa si impegna a rispettare i diritti nati antecedentemente alla nascita della Comunità Europea, e tra questi diritti c'è quello delle zone franche d'Europa, perché dovete sapere che le zone franche in Europa e nel mondo sono tantissime. E le zone franche dell'Europa, cioè alla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli alleati, i vincitori della Seconda Guerra, avevano deciso che ogni nazione avesse la propria zona franca e che la zona franca dovesse essere realizzata nel territorio più svantaggiato. E infatti le zone franche nello Statuto Sardo sono state individuate come punti franchi, ma nello stesso Statuto Sardo, che è nato con la legge costituzionale numero 348, nella stessa Gazzetta Ufficiale dove c'è lo Statuto Sardo, c'è anche lo Statuto della Regione Valle d'Aosta, che è la legge costituzionale numero 4 del 48. Per noi vengono istituiti i punti franchi, per la Valle d'Aosta vengono istituite le zone franche. Le zone franche, dice la regione della Valle d'Aosta, è posta fuori dalla linea doganale ed è zona franca. Poi subito dopo mi dice il legislatore italiano, la zona franca, le zone franche, non della Valle d'Aosta, le zone franche vengono disciplinate con una legge italiana che viene emanata in accordo con la regione. Allora, perché vi sto dicendo questo? Per dirvi che siccome ci troviamo davanti a una questione fiscale, l'ha previsto anche dalla Costituzione,
italiana. Se io introduco una norma fiscale, non la posso introdurre per una regione e non per un'altra, se si trovano nella stessa situazione. E la situazione qual è? La situazione di svantaggio, perché le zone franche vengono fatte per compensare uno svantaggio, così come era stato previsto dal Trattato di Roma, dalla fine dagli alleati alla fine della Seconda Guerra Mondiale e poi confermato nel Trattato di Roma. Le zone franche dovevano andare in quei territori dove maggiore era lo svantaggio, e la zona più svantaggiata dell'Italia qual era? La Sardegna, naturalmente la Valle d'Aosta, e Livigno è arrivata dopo. Però Livigno aveva un diritto antico che gli deriva dal 1500, il nostro noi ce lo troviamo scritto dal 1718 nel Trattato di Vienna. Il nostro diritto lo troviamo nel Trattato di Vienna, però è forse anche più antico, perché nel Trattato c'è scritto che bisogna continuare a garantire alla Sardegna quei diritti che gli derivano per evitare lo spopolamento. Perché l'altra cosa importante che rende una nazione, una regione povera, non è soltanto essere come geograficamente collocati come siamo noi, siamo un'isola sperduta nel Mediterraneo, più vicini all'Africa che all'Italia e all'Europa, ma come conseguenza del fatto che non ci hanno dato sino ad oggi quelle compensazioni che invece ha avuto la Valle d'Aosta e poi Livigno, che infatti è diventato il comune più ricco d'Italia, la Sardegna invece, per il fatto che queste compensazioni allo svantaggio non sono state concesse dall'Italia, noi ci troviamo con un primato negativo unico al mondo. Noi siamo il territorio con un clima temperato più spopolato al mondo. Lo spopolamento che abbiamo noi, badate bene, non si trova soltanto in Groenlandia e all'equatore, cioè climi rigidi, non certamente temperati come la Sardegna. Noi abbiamo un clima meraviglioso, dovremmo essere popolati come quanto la Sicilia. La Sicilia ha 5 milioni di abitanti, noi ne abbiamo 1.700.000, ma sempre di meno, perché partono 100 ragazzi al giorno, perché qui non c'è lavoro, perché le zone franche vengono fatte per creare posti di lavoro. Il nostro problema è lo spopolamento, perché noi quello che produciamo non riusciamo a venderlo, cioè ognuno di noi o vive di assistenza o di dipendenza, essere dipendenti dello Stato, del Comune, delle province, delle regioni, o altrimenti se vuol fare l'imprenditore a chi vende i propri prodotti? Se non abbiamo nessuno che viene a vivere in Sardegna, tra i sardi, no, quello che possiamo vendere ormai è quantificato, non possiamo andare oltre, quindi a nessuno viene in mente di venire a investire in Sardegna se in Sardegna è in perdita. Qualunque attività io metta in Sardegna è in perdita, a meno che non ci sia la sovvenzione dello Stato. Ma noi sardi sovvenzioni non ne vogliamo più, perché le sovvenzioni ci hanno solo preso in giro. Sono venuti gli stranieri, italiani stranieri, comunque a prendere i contributi, hanno preso i soldi e se ne sono andati, ci hanno lasciato, come sapete bene, solo inquinamento. Che cosa hanno fatto? Hanno preso i soldi, ma noi non ne vogliamo soldi dallo Stato italiano, noi vogliamo lavorare. L'unico modo per recuperare quel gap, quello svantaggio, è proprio quello di creare posti di lavoro, ma i posti di lavoro per crearli devi dare a chi li crea dei vantaggi fiscali, devi fare le zone franche o punti franchi o depositi franchi che vogliono dire o porti franchi che vogliono dire la stessa cosa, vogliono dire la stessa cosa. Ma noi siamo zona franca integrale perché noi siamo circondati dal mare. Allora nel diritto internazionale c'è scritto che se tu fai una zona franca in un'isola, per zona franca devi intendere tutta l'isola. Questo lo dice il diritto internazionale sulle zone franche, recepito dal codice doganale europeo, recepito dallo Stato italiano, che sapeva perfettamente che facendo la zona franca in Sardegna intendeva tutta la Sardegna, tant'è che il legislatore italiano nel 98 ha dovuto emanare un decreto legislativo, il numero 75 del 98, e in questo decreto legislativo, badate bene, lo Stato italiano ci ha detto: svegliatevi sardi,
guardate che siete zona franca, perché zona franca e punti franchi sono la stessa cosa, lo dice il testo unico doganale italiano, che è stato approvato con DPR numero 43 del 1973, all'articolo 2 dice che sono assimilati come territori extra doganali i punti franchi, i depositi franchi e le zone franche, sono tutti considerati territori extra doganali, quindi sono fuori dalla linea doganale dell'Italia, ma attualmente anche dalla linea doganale dell'Europa. Tant'è che nel nuovo codice doganale questo concetto viene spiegato bene, molto bene, all'articolo 3. L'articolo 3, dove vengono anche identificate le zone franche dell'Europa. E guardate bene che per l'Italia viene identificato soltanto il territorio di Livigno e non anche la Sardegna. Noi abbiamo pensato, ha detto, ma sarà un asineddoche, allora per Livigno, siccome sappiamo che anche la Valle d'Aosta è zona franca, forse vuol dire soltanto Livigno e la Valle d'Aosta. Siamo andati ad informarci e abbiamo scoperto che la Valle d'Aosta c'è dentro, c'è anche Gioia Tauro, perché lo Stato italiano ha comunicato all'Europa che aveva istituito la zona franca Gioia Tauro, il punto franco Gioia Tauro, il porto franco di Trieste, e aveva istituito Livigno, la Valle d'Aosta, si è dimenticato della Sardegna. L'Italia si è dimenticato della Sardegna, perché si è dimenticata? Perché noi sardi non ci siamo ancora attivati. E attivati cosa vuol dire? Cioè che noi non ci siamo mossi, cioè in effetti ci siamo anche mossi, perché se andiamo poi a qualcuno a fare le pulci, possiamo anche dire, badate che la regione Sardegna ha dato tanti soldi a quelli che hanno lavorato alla free zone, perché dal 1900, dal 2001 esiste una free zone doveva istituire le zone franche in tutta la Sardegna, anche ai sensi del decreto legislativo 75 del 98, che è stato emanato prima della riforma del titolo V della Costituzione, che voleva dire prima era lo Stato italiano che doveva delimitare le zone franche, adesso la competenza della delimitazione della zona franca è passata alla regione. Ed è passato, infatti la regione ha emanato una legge regionale, la numero 10 del 2008, con la quale si proponeva di individuare le zone franche di tutta la Sardegna, e per fare questo aveva incaricato una società che si chiama Free Zone per fare questo, ma la società Free Zone si è attivata solo per Cagliari, però non l'ha neanche Cagliari, però non si è preoccupato neanche di comunicare alla comunità economica europea, alla comunità europea, alla UE, non gli ha comunicato che Cagliari era attivata come zona franca, infatti non la troviamo Cagliari, eppure sappiamo che Cagliari è zona franca, è stata individuata con questo decreto legislativo che vi ho detto, però no, l'Europa non lo sa. Allora cosa succede? Che il doganiere, se io voglio lavorare in regime di zona franca, il diritto ce l'abbiamo, se non trova scritto nella Gazzetta Ufficiale Europea, che si chiama GUCE, se non trova scritto il nome Sardegna o Cagliari o Arbatax o Oristano, non trova scritto sulla, non mi concede i benefici fiscali che sono legati al fatto di essere zona franca, perché come vi ho detto non sono benefici, sono compensazioni. Questo è il concetto che voglio affermare e ripetere, ribadire: siamo un'isola al centro del Mediterraneo, lontani e spopolati, per continuare ad esistere abbiamo bisogno delle zone franche, se non ci danno la zona franca noi siamo destinati ad andare via dalla Sardegna tutti quanti, perché i nostri figli non avranno destino, i nostri nipoti non ne parliamo nemmeno, nel frattempo arriveranno, come sono già arrivati, i russi e gli arabi, che compreranno prima le cose più belle che hanno già comprato, poi si compreranno tutta quanta la Sardegna, perché noi, diventando poveri, non abbiamo neanche i soldi per mangiare e ovviamente saremo costretti a venderci tutto quello che abbiamo, ovviamente. Noi invece tutti insieme vogliamo reagire, vogliamo dire: guardate che vi siete sbagliati, cara Italia, noi siamo vittime di una diaspora, che vuol dire dispersione di un popolo nel mondo, non sono soltanto gli ebrei che hanno subito la diaspora, siamo anche noi, e la diaspora è un reato, è un delitto, è un crimine contro l'umanità.
e noi ci rivolgeremo al Tribunale, alla Corte di Giustizia dell'Aia per crimini contro l'umanità, quindi che non scherzino ancora, non vogliamo andarcene dalla Sardegna, è vero Bustiano? Noi vogliamo vivere in Sardegna e vogliamo che ci vivano anche i nostri figli, i nostri nipoti, per cui la smetta l'Italia, se non ci vuole l'Italia che lo dica, che noi ce ne stiamo bene anche da soli, da, vero? Ma sicuramente staremo meglio da soli, però visto che purtroppo ci sono anche gli eserciti, per il momento cerchiamo di risolvere il problema economico che probabilmente ci darà la prima vera indipendenza, che è quella economica, e poi forse ci conquisteremo anche l'altra, che ci spetta di diritto perché la storia ce l'ha data. Grazie e basta. Passiamo la parola a Bustiano. Compito difficile.